Siamo con tre rappresentanti del gruppo arbitri molisani, allora, che fanno veramente tantissimi tornei durante l'estate, insomma, siete presenti un po' dovunque. Ne parliamo con Grigolo. Sì, sì, siamo presenti sulla gran parte del territorio, in quasi tutti i paesi molisani, li rappresentiamo. E se stiamo, diciamo, in questo contesto, ci fa molto piacere, insomma. Voi siete per gran parte ex arbitri. Sì, ex arbitri nel senso federale, dico. Federali, sì, la gran parte delle persone che è presente nel nostro gruppo, insomma, sono tutti quanti ex arbitri federali, sì. Poi a un certo punto avete deciso che, insomma, pur non essendo più federali, comunque date un contributo allo sport. Sì, di gestire un po' tutti i tornei amatoriali, oltre ai campionati amatoriali che facciamo durante l'inverno, ci divertiamo anche nei tornei estivi molisani. Quali sono le difficoltà maggiori? Perché purtroppo ci sta il bruttissimo vezzo di protestare sempre, no? La gente non capisce nemmeno che si tratta di tornei ricreativi, di tornei estivi. È un torneo molto sentito, purtroppo è così, speriamo che vada bene la finale. Sì, però insomma bisognerebbe avere anche da parte di chi partecipa come calciatore un attimo di spirito ricreativo più accentuato. Sì, dovrebbe essere più, diciamo, a livello sportivo, dovrebbe essere più, non tanto, dovrebbe guardare più il lato, insomma, ricreativo. E qui abbiamo anche Peppe Miozza, che è un, insomma, vecchissima amicizia, mio amico da tantissimi anni. Peppe, questo che dicevo con il tuo collega è il messaggio che secondo me dovrebbe passare anche nei campionati ufficiali, però a maggior ragione in un campionato estivo, ricreativo. Sì, dovrebbe essere fatto lo spirito, dovrebbe essere lo spirito, spirito sportivo soprattutto, e ci deve essere l'agonismo, deve essere però un sano agonismo. Però molte volte si fanno trasportare troppo dagli interessi, perché come sappiamo in quasi tutti i tornei c'è un premio, perciò tutti quanti vorrebbero vincere, però tutti quanti non possono vincere. Poi soprattutto in questo torneo non tanto il premio è importante proprio la funzione che ha questo, che ricorda la Madonna del Carmine, perciò è sentito molto soprattutto dai riccesi. E perciò nel momento in cui ci sono dei derby tra stessi compaesani, diciamo, sono molto focosi, ma finisce tutto nel campo, poi quella è la cosa importante, che finisce tutto nel campo e non si va oltre. Per voi, per concludere, un modo per fare sport? Certamente, per noi, per tenere, perché come diceva precedentemente il mio collega, non l'ha detto, ci sono dei limiti di età. Perciò con questi limiti di età siamo dovuti uscire dalla federazione, perché sennò a quel punto dovevamo occupare delle poltrone, dovevamo occupare, ma noi preferiamo di stare ancora sui campi. E io ho festeggiato proprio quest'anno 30 anni di carriera, perciò questo fa capire che è uno spirito anche per stare bene in forma, oltre a divertirsi, perché se una cosa piace la fa volentieri. Beh, posso farvi un in bocca al lupo, sì. Crepi.